15 anni di servizio qui in diocesi, nella diocesi di Anagnia Ladri. Ringraziamo il Signore, è una bella tratta di cammino. E come dicevo alla fine della celebrazione, il vescovo deve fare due cose: custodire la comunione a tutti quanti i livelli e custodire la fede delle persone sostenendo la loro testimonianza e rafforzando un po' la loro speranza, soprattutto nei momenti di difficoltà. Ecco, è un servizio straordinario, è un incomparabile dono lavorare nella vigna del Signore fin da giovani, però il Signore, ecco, ci ha dato la grazia di stare insieme. È una bella chiesa quella di Anagnia Ladri, anche se è la più piccola chiesa del Lazio, però è una chiesa vivace, una chiesa in cui c'è tanta gente della fede semplice ma bella, sincera, attaccata alle proprie comunità parrocchiali, che si fida dei sacerdoti, si fida del vescovo. Ecco, sì, abbiamo un po' di difetti, però diciamo il buon umore e soprattutto un sorriso non manca mai, perché i difetti stanno per essere superati. Abbiamo un programma straordinario, quello a partire da Gesù Cristo, per mettere alla nostra Chiesa di rassomigliare sempre più a quella sognata dal Vaticano II. E a questo ci dedichiamo e a questo vogliamo dedicare un po' tutte quante le nostre forze. Auguri di buon cammino a tutti, buon lavoro per il nuovo anno pastorale 2017-2018. Con un occhio particolare ai giovani e soprattutto un impegno particolare nella scuola a sostegno dei cristiani che vi lavorano.